Come ti senti? Senti meglio? Lode Gesù Cristo. Abbiamo un altro canto. Amazing Grace. Difficile. Oh, when the saints. Oh, when the saints. Quando i santi marciano. Quando i santi entreranno in gloria, questo significa, e marciano nella gloria. È un canto antico. Questo è un canto che racconta, dice, quando i santi marceranno dentro, quando racconta quando i santi entrano nella gloria. I santi siamo noi, dice, voglio essere anch'io nel numero dei santi, di coloro che entrano nella gloria del Signore. Lode Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, gloria a Gesù Cristo. Il Signore è in mezzo a noi, dice, dopo due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. È la sua presenza che rende questo luogo santo. Dice, questo luogo che tu stai calpestando è santo. Questo è un luogo santo. È un luogo santo. Perché Gesù è qua. Dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome. Io credo che qua almeno due o tre che hanno fede nel nome di Gesù Cristo ci sono. Io sono uno. Dico, un altro che ha fede. Come no? Gesù è qua. È in questo luogo. E questo luogo santo è questo luogo santo è. Questo luogo santo è, Signore, noi adoriamo. E questo luogo santo è questo luogo santo. Il Signore diede un appuntamento a Mosè. E il Signore disse: non fare
salire nessuno su questo monte, perché questo monte è santo, è sacro. La sacralità, la santità, non era perché era stato creato, era un luogo santo perché dalla Genesi era santo. Era santo perché lì c'era la presenza di Dio. Dove c'è la presenza di Dio, c'è la santità. Nel luogo santo. E nel luogo santo Mosè si incontrava con il Signore. Lode Gesù Cristo. Egli entrava alla presenza di Dio. Si passava dal cortile. Nel cortile, dice, tutta la terra era rossastra, perché era intrinsa dal sangue dell'aspersione, dei sacrifici. Nel cortile veniva sacrificato tutto ciò che era, veniva sacrificato l'animale. Anche noi, in qualche maniera, sacrifichiamo tutto ciò che non è da Dio, attraverso la preghiera. Noi compiamo un sacrificio, un nuovo sacrificio, e mandiamo dei profumi al Signore. Dice che la nostra preghiera è come un profumo di odore soave, e giunge al Signore come un profumo. Vedete, la preghiera della Chiesa è importante, le nostre preghiere sono importanti, giungono al Signore. A volte siamo così presi, avviluppati dai nostri problemi, che è una cosa semplice una preghiera, no? Che cos'è una preghiera? È una richiesta. Dice che ogni nostra richiesta deve essere resa nota a Dio mediante azione di grazia, di fede e di grazia. Lode Gesù Cristo. Hai tu un problema? Hai tu delle richieste da fare? Hai dei bisogni nella tua vita? Io credo che non c'è persona che non ha problemi. Ognuno di noi ha dei problemi, ha delle richieste. E dice il Signore, la tua richiesta deve essere resa nota. Rendi la nota. Comunica. Com'è la tua comunicazione con Dio? Com'è il tuo rapporto con Dio? Stiamo parlando alla Chiesa. Com'è? Oggi ci sono tanti problemi di comunicazione. I giovani con i grandi, con gli adulti. C'è sempre stata la crisi tra padri e figli. C'è un problema di comunicazione. Però siamo bravi con smartphone, tutti bravi. Là sappiamo comunicare. Anzi, siamo ipercomunicativi, iper, cioè di più. Lode Gesù Cristo. Dico, ma con Dio? Questa è una domanda, un quesito. Com'è la nostra comunicazione? Stiamo comunicando al Signore i nostri bisogni?
Egli può intervenire se noi chiediamo, altrimenti rimane un fatto nostro, rimane un fatto personale. Qualcuno dice: ma io l'ho chiesto una volta e basta. Poi dice: e basta. Poi lo vedi che è come se tu vedi, c'è una posizione un po' di orgoglio. E dice: no, io ho chiesto a Dio, se mi vuole rispondere, lui sa. Ogni tanto io sento queste risposte, no? Quando sento nelle anime che c'è questa un po' di risentimento verso il Signore, come se il Signore non risponde alle nostre richieste, non interviene nei nostri bisogni, e quindi poi si crea un risentimento con Dio. Mi affligge, io da ministero mi affliggo per il Signore, io mi prendo i pesi del Signore, mi affliggo. Perché il Signore dice che noi gli dobbiamo chiedere, chiedere. E poi ci porta una parabola. C'è una parabola dove del giudice iniquo. Ma la trovate questa parabola del giudice iniquo? Così la leggo. Dove questo giudice, questa donna, a questo giudice chiede, chiede, chiede. Alla fine. E questo è un giudice iniquo, dice, si è stancato, era arrivato al limite, dice: ok, ora gli risponderò così, basta, non me lo chiede più. Lode Gesù Cristo. Ecco, e poi il Signore ci dà una... ci dà da questa parabola un insegnamento. Dice: se questo giudice che è iniquo dà una risposta, risponde alla vedova, mette la direzione, direzione Gesù Cristo. Dice: voglio navigare verso Gesù Cristo. Dice: ho messo sul navigatore dove posso incontrare il Signore e sono arrivato qua. Grazie Pina. Avete trovato. Gloria a Gesù Cristo. Io avevo la mia chiave biblica da lei, che lui appena io predicavo, lui controllava se era tutto secondo scrittura. Ma non è che era di Berea, più che dalla Nigeria, forse da Berea. Dice che i bereani, quelli di Berea, quando Paolo predicava, controllavano se quello che lui diceva era scritto. Dice: vediamo dove è scritto. Luca 18. Dai. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. Dovevano pregare e non stancarsi. Chi non ha una Bibbia? Grazie a Dio, tutti con la Bibbia. Comunque, chi è che quando non c'è Palmina si mette con le Bibbie là dietro? C'era Franco una volta. Chi è che, se Franco non si può mettere, a chi possiamo mettere? Ti metti tu, Franco? E tu devi fare la... come fai? Dai.
uno dei giovani che si vuole proporre ad aiutare Palmina con le Bibbie. Uno dei giovani. Scelgo io. Dov'è Lucio? Lucio, mi aiuti? Perché lui mi ha detto, pastore, tu dimmi che io. E io non dimentico. E allora ti metti tu. Metti quello che fa Palmina. Chi vuole una Bibbia? Chi non ha i soldi gliela offre il pastore. Chi c'ha l'ISEE sotto zero. Propose loro ancora questa parabola per mostrare Gesù. È Gesù che. Stiamo parlando di Gesù. Per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi, quindi non a richiesta, non a preghiera. Quando Pietro tornò dal Signore, furono mandati due a due, tornò dal Signore dicendo, Signore, quante volte devo perdonare? 7 volte. Sette. E il Signore gli risponde, Pietro, 70 volte 7 al giorno. Al giorno. È preciso il Signore, perché qualcuno dice, ok, ti consumo, arriviamo alla fine. E poi ci facciamo i conti al giorno. Dice, se tuo fratello ha peccato contro di te e si ravvede, perdonalo. Settanta volte sette. Dice, quante volte dobbiamo pregare? Devi pregare sempre finché non riceverai risposta. Ve lo dico in anticipo, così capite la parabola. In una certa città c'era un giudice che non temeva Dio né aveva rispetto per nessun uomo. E in quella città vi era una vedova, la quale vedova andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Ed egli per un tempo non volle farlo. Ma poi disse fra sé, benché io non tema a Dio, non abbia rispetto per alcun uomo, era cosciente, era un giudice cosciente. Vedi come sono i giudici, così. Poi pure, poiché questa vedova mi dà molestia, cioè mi sta stancando, usiamo un termine che capiamo meglio, mi sta stressando. Mi sta stressando. Le farò giustizia. Che talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa. E il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice iniquo. Cioè se un uomo iniquo, un giudice iniquo, fa giustizia, ma lo fa solo perché. Prende questo esempio il Signore. Dice, Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? E sarà egli tardo per loro? Cioè, quello è iniquo, ma Dio è giusto. Se quello è iniquo risponde e fa giustizia, quanto più il Padre nostro nei cieli ascolta le nostre preghiere. Dice che lei ascolta, ma noi non una volta. Dobbiamo pregare sempre. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo rimanere fedeli a Lui. C'è sempre un motivo per riferirci a Lui, sempre, sempre. Lode Gesù Cristo.
E il Signore disse al popolo di Israele, quando entrò nella terra promessa, dice, quando entrerai nella terra che ti ho promesso e prenderai il frutto del latte e del miele, di tutti i frutti del paese, non ti dimenticare del tuo Dio. Che il Signore conosce la natura dell'uomo, dice, quando entrerai nella benedizione starei bene, non ti dimenticare del tuo Dio. Che molti poi quando entrano e ricevono si dimenticano. Lode Gesù Cristo. Ma il Signore, ma si dimenticano, perché l'uomo come se tutto gli è dovuto, ma noi per natura abbiamo bisogno del Signore. L'uomo ha bisogno del Signore, la creatura ha bisogno del Creatore, e se noi ci sappiamo riferire a Lui, noi riceveremo da Lui, Egli ci indicherà la via, ci guiderà. Fate guidare dal Signore, fate guidare dalla Sua parola, per non fare le scelte tue, e che non siano scelte fatte tue, non del Signore. È una cosa la volontà di Dio, è una cosa la nostra volontà. E che il Signore ci aiuta. Se noi scegliamo la volontà di Dio per noi, per la nostra vita, Egli per certo non ci lascerà mai, mai, mai. Sai quando entriamo nella tribolazione? La via, quando prendiamo la via, quella che sembra più corta, più piacevole, più passionale, più interessante, è un po' che tiene in contrasto con quella di Dio, e poi ci sono le tribolazioni. Ti è mai capitato di scegliere secondo il tuo indirizzo, il tuo cuore, e poi dice, ma tanto Dio, ma sì, mi benedice. Dov'è Nino? Nino, tuo fratello. Io gli devo fare testimoniare. Lui è venuto l'altra sera, mi ha testimoniato. Tony, io ho questo lavoro per un miracolo, per una tua parola. Davvero? Per me. Io. Per miracolo, perché tu mi hai detto una parola, ma non è nell'uomo, è il Signore che parla attraverso i suoi figli. Era così ieri, lo sarà oggi e lo sarà anche domani. Lode Gesù Cristo. Lui si è legato a quella parola di Dio pronunziata da un suo profeta. Io gli ho detto solo, ricordati di onorare il Signore, onoralo sempre, e tu avrai la garanzia, il tuo lavoro è garantito finché tu sei nel rapporto con Dio. Non vi dico, ma ho ottenuto quello che dovevo ottenere sotto mercato. Lode a Gesù Cristo. E ancora oggi continua. E è venuto, dice, un giorno io chiedevo al pastore Gilberto, dice, oggi il mandato sei tu per me. Dice, oggi chiedo a te. È così. E io gli ho detto, quello che il Signore mi farà sentire ti dirò. Lode a Gesù Cristo. Ma lui ha già fatto l'esperienza, ha già fatta l'esperienza, esperienza buona, ha ricevuto dal Signore e le cose si sono messe secondo, io lo volevo fare testimoniare, non possiamo mettere poi i termini delle cose perché, ma
vuol dire che Dio c'è. Dio c'è, esiste. E tu, se apri il tuo cuore e sottometti la tua vita alla sua vita, se sottometti il tuo spirito al suo spirito, la cosa più difficile. Sapete qual è la cosa più difficile? Ne ho parlato l'altra sera. L'ho vissuta io, testimonio diretto, duro dei duri. Mia mamma, ero così da piccolo. Quindi mi conosce, perché io ho sottomesso la mia vita, il mio spirito. Al mandato di Dio, ancora oggi, il mio spirito è sottomesso al Signore, al suo mandato. Lode Gesù Cristo. Vedi, se tu riesci a riconoscere l'autorità, allora sei sottomesso. Ma quando non c'è questa, ancora non sei sottomesso. Ancora. Ma questo perché? Per noi, per vivere sotto il suo indirizzo, e il suo indirizzo è benevolo, è benedizione per noi. Perché vogliamo vivere in questo tempo nelle tribolazioni? Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Non è una questione umana dell'uomo, è una questione dello spirito nel rapporto con Dio. Se tu hai questo rapporto col Signore, tu puoi ogni cosa e ti verrà facile. E oggi c'è lo Spirito Santo, una volta non c'era. Gesù è morto sulla croce affinché il suo spirito possa venire su ognuno di noi. Ecco perché allora c'erano pochi discepoli, erano fatti proprio eclatanti, no? Quando c'era un maestro con un discepolo, un profeta con i discepoli, perché il discepolo si deve sottomettere, non è alla pari, riconosce l'autorità. Se tu riconosci l'autorità, ma l'autorità viene da Dio. La prima autorità che devi riconoscere nella tua vita è quella di Gesù Cristo. L'autorità a cui noi ci dobbiamo piegare è quella del Signore Gesù Cristo. Affinché venga in noi il suo spirito. Il suo spirito. Lo Spirito Santo è dato alla Chiesa, è dato alla Chiesa. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo noi lo Spirito Santo? Vogliamo essere guidati dallo Spirito di Dio? Vogliamo essere riempiti con il suo Spirito? Alleluia. Rinunzia al tuo. Sei pronto a rinunziare al tuo? Sei pronto a rinunziare alle tue posizioni? Hai i tuoi blocchi mentali, alle tue dottrine, ognuno di noi, no? Nel rapporto con Dio, io mi ricordo, avevo una mia dottrina, cioè ognuno credo che aveva il suo credo, o no? Per me è stato così, io avevo il mio rapporto con Dio, il mio credo, che poi ho capito che non andava bene il mio credo. La mia dottrina era una dottrina proprio riempita, inzuffata di tutto, immischiata di sentimenti, di cultura, di pensieri, di passione, no, ognuno di noi. Perché l'uomo pensa che è giusto così. Ma credetemi, il giorno più bello della mia vita è stato quando ho sottomesso il mio spirito al suo. Dio Signore, sai che è successo? Mi sono sentito libero.
finalmente libero. Lode Gesù Cristo. Sottometti il tuo spirito al Signore. Digli: Signore Gesù Cristo, io mi sottometto in spirito, anima e corpo. Cioè, poi, questa è una preghiera che io ve l'insegno, fatela, ma che nasca dal cuore. Fatela durante il giorno, quando siete soli, in maniera deliberata. Cioè, io do un indirizzo, c'è la parola, c'è l'indirizzo, ma ognuno poi lo deve fare come desiderio, cioè lo deve desiderare. Io mi ricordo, c'era il tempo che desideravo fare la mia volontà e basta. Frutto era, io ritenevo che ero una persona brava, non rubava, sono onesto, eccetera, ma le cose, niente, niente. Deserto, c'era sempre un deserto da attraversare, sempre, sempre. Ti è mai capitato? Pure tu hai attraversato il deserto? Io basta deserto, basta deserto. O vuoi ancora continuare nel deserto? No, quelli no, io devo, si fustigano, no? Devono, devo soffrire. Perché la cultura ci ha insegnato che religiosità, santità è sofferenza, no? Alcuni, in alcuni paesi, anche calabresi, si fustigano. Deve uscire sangue. Poi quando esce sangue sono al massimo della santità. È vero? La sofferenza, santità. Non è così. La Bibbia ci parla di altro. La santità significa essere appartato per il Signore, cioè separarsi, dice, la mia vita è per il Signore. Questo è per noi cristiani. Dice: se vuoi acquistare la tua vita, la devi perdere. Se ci tiene la tua vita, la perderai. Questo dice il Signore. Se ci tieni troppo alla tua vita, sei a rischio di perderla. Cioè qualcuno entrerà a regnare, e chi regna poi mette schiavitù. Però dice: se sei disposto a perderla, a rinunziare alla tua vita, dice una cosa, un fatto nello spirito. Lode Gesù Cristo. Sei pronto? Sei pronta a rinunziare a te stessa? Dice questa parola, ma sei pronta a rinunziare a te stessa? Gloria a Gesù Cristo. Chiudiamo i nostri occhi. Vogliamo che la parola di Dio possa entrare nel nostro cuore e possa creare dentro di noi la vita, i presupposti della vita. Se sei pronto a rinunziare a te stesso, tu acquisterai la vita. Gloria a Gesù Cristo. Signore, facci comprendere questo indirizzo, questa parola che è sapienza, che è vita per ognuno di noi. È sapienza ed è vita. Alleluia. Noi dobbiamo avere la vita, fratelli. A noi ci interessa poco una conoscenza teorica. A cosa ci serve a noi conoscere in maniera teorica? A noi serve avere la vita, avere lo spirito della vita e avere la conoscenza per camminare nella vita. E Dio ci darà questa conoscenza, questa rivelazione, fratelli, come questa sera, dove Gesù dice: ascoltate quel giudice iniquo. Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Sarà egli tardo per loro? Io credo che questa parabola il Signore la gridava. Gliela gridava perché gliela stava predicando a persone
incredule, a persone che materialiste, che credono in quello che vedono, credono nelle persone. Se tu gli dici, senti, quello là ti può aiutare, mizzica, subito. Oh, ma il Signore, niente. È come nelle votazioni, no? Quando ci sono le elezioni. È statistica provata che tu prova a dire una menzogna, che tu troverai lavoro, anche se sanno che è una menzogna, tu sei, ci sono persone che hanno fatto carcere, ma dopo anni ripetono le stesse cose eppure hanno un seguito, perché ci sono quei poveretti che vogliono ascoltare quelle parole, però quello ci dice che ci dà il lavoro, tu non ce lo dici. Cioè, un giorno io ho parlato con persone così, gli ho detto, ma scusa, ma seguite quella persona che vede che neanche per se stessa ha lavoro, come fai a seguirlo? Cioè, non vedi che il Signore dice salva te stesso prima di salvare gli altri? Com'è che quello è mura con l'ospedale, promette lavoro e voi lo seguite? Dice, però quello ce lo promette, tu non prometti lavoro. Cioè, come se tu gli dici, e guarda che ti do il lavoro e ti seguo. Cioè, ti seguo. Dico io, ma sembra che uno va a pescare, no? Quando uno mette, come si chiama? L'esca. No, quando uno va a pescare, no? C'è l'esca quella che si accende. E i totani si agganciano. No, a volte l'uomo vuole sentirsi dire certe cose che ha bisogno, una cosa incredibile, guarda. E vogliono credere anche se non è vero, cioè anche se è una fantasia, dice no, lode Gesù Cristo. Ma la soluzione è nel Signore, perché se tu ti affidi al Signore, egli ti aprirà una via, ti darà la via del lavoro. Poi quando gli dai la via del lavoro dice no, alt, da solo, perché sono, vengono da solo, fratello, ma non c'è un modo per ottenere un lavoro che non lavori e ti pagano? E là capisci il problema, perché non lavorano. Lode Gesù Cristo. Cristina, ecco. Il Signore dice che sceglie. Sapete chi sceglie per il lavoro? Coloro che si presentano nella piazza. C'è una, quando parla della messa e degli operai, dice che egli sceglie coloro che si presentano nella piazza, cioè coloro che vogliono lavorare. Allora lì sceglie, là sceglie. Dice no, pastore, ma io, secondo te posso andare alle 6? Perché una volta nelle piazze, voi dovete sapere che non andavano alle 10 di mattina. Cioè, anche ora ancora nei paesi lo fanno, no? I braccianti agricoli, eccetera, che fanno? Scelgono, si presentano nelle piazze alle 4 di mattina. Io ho saputo, no? È vero o no? 4 e mezza. Qualcuno che andava prima per avere un posto. E poi arrivavano coloro che dovevano prendere e dare lavoro e sceglievano nella piazza. Dice, ma pastore, ma secondo te posso andare alle 4 di mattina in piazza? Alle 11. Perché, pastore, mio figlio non si alza dopo, non prima delle 9. Lode Gesù Cristo. Questo per dire, fratelli, chiedete al Signore, ma disponiamoci a fare, che egli ci darà da fare. Egli ti darà una cosa certa, che se nel tuo cuore c'è di lavorare, c'è di operare, c'è di fare qualcosa, Dio guarda al cuore e ti darà secondo il tuo cuore.
Questo è per i figli. Questa è una predica per i figli, per la Chiesa. Il Signore parla ai suoi figli, poi al mondo parla di salvezza. Andiamo e predichiamo l'Evangelo. Questa sera si parla ai figli, si parla alla famiglia. Prega, dice qua che dobbiamo pregare. E non ci dobbiamo stancare nel chiedere. Ma quando il figliolo verrà, troverà egli la fede sulla terra? Vedi? La fede viene rubata dal diavolo. La fede viene rubata dal diavolo. La fede nella parola. Già il fatto di pregare. Io già alla preghiera. Già alla preghiera, per convincere alla preghiera del venerdì, sudo. Diciamo, io gli dico, fratelli, il venerdì c'è la preghiera, domani c'è la preghiera, mezz'ora di preghiera, perché abbiamo ridotto, perché abbiamo attività. Se qua vengono persone da fuori, eccetera, non abbiamo un luogo e quindi non possiamo. Già quando io dico, domani si prega, tu vedi, e chi... c'è mal di pancia, chi mal di testa, chi... sembra che gli dai una pillola indigesta. È dura, perché è lo spirito, fratello. La questione dello spirito. Gli anziani, i turni, perché sennò manco gli anziani venivano. Lode a Gesù Cristo. I diaconi, venite. Manchi Diaco. Lode a Gesù Cristo. Ne parlo di preghiera. Però se gli parlo, ne facciamo una birra. Stamattina, no? Poverino, gli operai. Dico, la volete una birra? Sì, sì, sì. Se gli parlo di lavoro, gli parlo di birre, tutti alzano la mano. Lode Gesù Cristo. La facciamo una birra alle due. Io vi devo, che io sono un esperto. Tu birri niente. Ti fa male. Lode Gesù Cristo. Ecco, domani alle ore 14 c'è la preghiera. Tu hai preghiera, hai una richiesta, hai problemi. Vieni, presentala al Signore, dai i tuoi pesi al Signore. Dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Chiedi al Signore direttamente. Dice, se due si mettono d'accordo a chiedere, io per certo risponderò, dice il Signore. Quindi non è un'occasione buona la preghiera. Lode Gesù Cristo. Dice, no pastore, ma noi tutto il giorno preghiamo. È una super santità. Tutti i giorni. Domani preghiera, mezz'ora. Se hai richieste, se hai problemi, vieni a pregare. È buono per te. Non è la preghiera, io devo mettere che siamo un numero e quindi dal numero... è buona per chi viene a pregare. Se tu vieni a pregare, è buona per te. Chiedendo, il rischio di ottenere. Sai qual è il rischio in una preghiera? Di ottenere risposta. Sto rischio lo vogliamo correre? Dai, io sto rischio lo voglio correre. Dai, impariamo a pregare. Chiedete al Signore. Dopo la preghiera vi offro una birra. Anzi, me la offro carino. Così Karim sparisce. Lode a Gesù Cristo. Impariamo a pregare e a non stancarci. Impariamo a pregare, a chiedere, senza stancarci del continuo, come quella donna. Quella donna era cosciente che stava chiedendo a un uomo ingiusto, però lo chiedeva e ha ricevuto risposta. Dice molto più il Padre vostro celeste vi risponderà. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo.
Amen. Prima di chiudere, invito Pasquale e Anna qua. Invito Pasquale e Anna.